ragazzi, ciao mamma e papà. Quest'anno la Pasqua, anche se in compagnia dell'oratorio, sarà una Pasqua un po' particolare. E abbiamo pensato di proporvi un lavoretto da fare, molto semplice, per allietare la Pasqua e far sentire più vicine le persone care che non potranno essere con noi. Faremo degli ovetti di pasta e sale che serviranno ad abbellire la tavola della Pasqua, come portatovaglioli o per un albero pasquale, insomma, spazio alla fantasia. 4 bicchieri di farina, 2 bicchieri di sale, 2 bicchieri di acqua. Io li ho preparati qua. Quando la farina e il sale sono perfettamente mescolati, possiamo cominciare ad aggiungere l'acqua, un pochino alla volta, partendo dal centro. Continuiamo a mescolare e quando l'impasto si fa un po' più duro, procediamo con le mani. Deve diventare bene omogeneo e non attaccarsi più alle dita. Per cui armatevi di pazienza e di muscoli per riuscire a fare un bel panetto. Quando l'impasto è pronto possiamo cominciare a dar forma alle uova. Usate una tovaglietta, carta da forno oppure un vassoio come sto facendo io, quello che riuscite a trovare in casa. Prelevate una parte dell'impasto con un po' di farina sotto per evitare che si appiccichi. Potete cominciare a stendere uno strato di pasta e sale che abbia lo spessore di circa 5-6 mm. Non avevo delle formine taglia biscotto a forma di uovo, per cui me ne sono costruita una con una striscia di cartoncino che ho piegato e fermato con dello scotch. E quindi si va a tagliare la pasta e dare la forma dell'uovo. E con una cannuccia facciamo un buco che poi ci servirà per appendere o comunque legare il nostro uovo. Lo mettiamo su una teglia foderata con carta da forno. Per chi volesse curare ancora di più l'aspetto decorativo delle uova, con degli oggetti comuni che troviamo in casa possiamo cambiare la trama della pasta e quindi delle nostre uova. Ad esempio, con il tappo di un pennarello possiamo incidere la pasta facendo delle specie di fiorellini. Oppure con un colino possiamo premere. E fare un effetto tutto punterellato. Oppure anche con una grattugia. Poi di nuovo con il nostro taglia biscotto sagomiamo la forma. Ci ritroviamo una pasta un po' decorata. Un buchetto con la cannuccia.
volete mantenere dei toni più chiari e pastello tipici della Pasqua, potete aggiungere il colore bianco al colore che volete. Quindi le uova colorate sono asciutte, si può con un pennarello o con un pennellino fino scrivere il nome sull'uovo, che come in questo caso può diventare un portatovagliolo e quindi anche un segnaposto. Può essere attaccato a quest'albero, ad un alberello. In questo caso noi abbiamo messo, oltre alle uova decorate, queste, delle uova con scritti i nomi dei nonni e degli zii, delle persone care nostre che quest'anno non potranno passare la Pasqua insieme a noi, e questo ci sembrava un modo carino per ricordarle. Allora, buon lavoro, tirate fuori tanta creatività e buona Pasqua a tutti!